Quest'anno LG punta tutto sulla tecnologia OLED qui a IFA 2015. Infatti l'azienda coreana ha deciso di portare una gamma di televisori che vedete alle mie spalle, molto ricca, ma appunto composta soltanto da pannelli OLED. Perché OLED? Perché l'OLED offre una qualità dell'immagine senza precedenti, un contrasto infinito e veramente una riproduzione dei colori molto fedele. Andiamo a vedere quali sono le principali proposte di LG di quest'anno. Abbiamo dietro di me dei televisori da 65 pollici, sono gli LG 960 e 950V, non sono economici, si parla di prezzi intorno ai 4-5 mila euro per portarseli a casa, ma sono pannelli dalla qualità video molto elevata, Ultra HD, quindi diciamo risoluzione 4K, con supporto alle immagini in HDR, quindi una maggiore profondità del colore e del contrasto. Sono televisori che offrono per i modelli top anche l'audio di Harman Kardon, quindi una riproduzione sonora molto molto più fedele a quella dei normali speaker che spesso troviamo nei televisori. Ovviamente c'è WebOS a bordo e il supporto alle principali piattaforme di streaming, fra cui Netflix, che arriverà in Italia verso la fine dell'anno. Ci spostiamo per vedere invece i televisori un pochino più piccolini di LG, parliamo dei 55 pollici, quindi EG 950 EF 950, sono televisori che vengono proposti in doppia configurazione, flat oppure curva. Si può quindi scegliere di puntare su un OLED piatto oppure un OLED curvo, niente flessibili quest'anno. Sono televisori che, come per i top di gamma, offrono la risoluzione Ultra HD, offrono l'HDR e per i modelli top nuovamente l'audio di Harman Kardon e ovviamente il supporto alla piattaforma WebOS. Abbiamo quindi l'opportunità di acquistare un televisore da 55 o da 65, piatto oppure curvo. Sono televisori, questi da un pochino più piccoli, che vengono a costare all'incirca 4.000 euro e ovviamente sono cifre importanti, ma stiamo parlando di pannelli davvero di alta qualità. Queste erano le proposte nel campo TV qui ad IFA 2015 di Berlino. Continuate a seguirci con i link presenti in descrizione. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per ritual.com. Andrea Ricci.